Endometriosi e arte, che spettacolo di conferenza! Si è aperta con la presentazione dell'evento che si svolgerà domenica 9 marzo a Cosenza, la settimana dell'endometriosi, una malattia che colpisce il 10% delle donne in età fertile. Sensibilizzare attraverso l'arte è l'idea che si è sviluppata nel capoluogo Abruzzo, nel segno dell'intrattenimento e degli approfondimenti scientifici. Questo convegno spettacolo è non solo una forma di informazione per quanto riguarda, divulgazione per ciò che riguarda la malattia, la patologia che è l'endometriosi, ma è stato pensato e ideato in una forma leggera, quindi invitando anche degli artisti e rendendolo quasi una festa, ecco. Artisti come Orsetta Foà, che ci segue ormai da 4 anni, figlia d'arte, quindi figlia di Arnoldo Foà, che interverrà proprio con alcune letture. Valeria De Luca e Gerry Gherardi, che sono altri due attori, e sarà presente anche la nostra Rosa Martirano con Cataldo Perri. All'organizzazione dell'evento, oltre all'amministrazione comunale, hanno partecipato la FIDAPA, l'associazione Mamma che Mamme e la Casa di Cura Sacro Cuore. La Casa di Cura Sacro Cuore ormai da anni si occupa del sostegno alle donne e alle mamme su varie azioni, anche offrendo un approccio multidisciplinare proprio ai bisogni delle donne e delle mamme. In particolar modo abbiamo deciso di attivare e migliorare sempre di più questo ambulatorio grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Italiana Endometriosi Onlus nella persona di Deborah Falcone. L'ambulatorio ha la possibilità di avere varie figure professionali, tra cui due ginecologi, e il responsabile e il primario dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, il dottor Morcavallo, e poi una ginecologa, un anestesista che si occupa della gestione del dolore e la mia figura come psicoterapeuta di sostegno e accoglienza alle donne.